uguale. Chiedo scusa, ma appena ho un po' di tempo, una luce decente, cerco di girare. Oggi sarà un video piuttosto veloce, ma ci tenevo a farlo. E volevo mostrarvi questo famoso rossetto verde che avete visto all'azione nel trucco mia mamma, che magari ve lo lascio qui così lo vedete. E tutte vi siete super incuriosite. Allora vi spiego, è questo rossetto qui, tra l'altro un packaging molto molto carino perché ha queste rifiniture dorate ed è un rossetto verde, ma non un verde normale, è un verde super sparaflesciato come vedete. Vi dico, è impagabile la gente quando, la faccia della gente quando lo metti in macchina, ti guardano, ti guardano. Oddio, cosa No, non sono pazza. Allora, vi spiego. Questo qui viene chiamato anche rossetto magico. E il nome vero, se non ricordo male, è Pintalabios. Io, giù nell'info box, vi lascio il link diretto da dove l'ho comprato, che forse facciamo prima. E l'ho preso su eBay. Avevo visto su dei vari gruppi Facebook di questi rossetti e mi avevano incuriosito tantissimo. Oltretutto, sono molto molto economici perché l'ho pagato, comprese le spedizioni, meno di 5 euro. Venivano più le spedizioni del rossetto, un altro po', mi è arrivato in meno di una settimana. E la cosa particolare di questo rossetto è che appunto voi lo vedete. È che appunto voi lo vedete verde, ma cambia colore in base al pH delle labbra o comunque della pelle. Se avete visto il video dove lo applico sopra le labbra di mia madre, diventa un fucsia super flash tipo. E su di me rimane un rosa un po' più tenue. Adesso comunque ve lo faccio vedere. E vi faccio vedere anche tipo lo swatch, che varia in base al pH. Come vedete, su di me questo rossetto verde appare. Questo rosa forte, diciamo, ma non ancora fucsia. La particolarità di questi rossetti, oltre appunto a quello che cambiano colore, Sono dei è che sono dei rossetti molto molto idratanti, ma tantissimo, cioè addosso sembra proprio di avere un burro cacao. E perché come me ha tendenzialmente praticamente sempre le labbra secche, è una cosa spettacolare. E poi ha una durata pazzesca, pazzesca, se mangiate, se bevete, tutto vi dura tantissimo. Quando lo andate a struccare, se ci passate la servietta sopra, ancora c'è il colore. È qualcosa di impressionante. Io questa cosa l'avevo letta, e appunto sia della durata che dell'idratazione, ma ero scettica comunque perché sia un po' per il prezzo, poi insomma non ispira tanta fiducia vedere questo rossetto così verde effettivamente. Visto che comunque non veniva tanto, ho voluto provare e vi dico che effettivamente è così come dicono nei vari blog e gruppi, insomma, che io avevo letto. E secondo me è una cosa carinissima. Ce ne sono anche di altri colori, tipo nero. Nero, ce ne sono vari colori. Comunque su eBay, basta che scrivete o rossetto magico o Pintalabios, ve ne dà una marea. Io vi lascio il link appunto di quello dove ho comprato io, che è anche affidabile da Top, e mi sono trovata benissimo perché mi è arrivato in tempo zero, proprio forse 3-4 giorni ci ha messo. Quindi se lo volete acquistare, vi consiglio di acquistarlo appunto da questo rivenditore. Che non ci prendo niente, io ci tengo a dirle queste cose, però insomma mi sono trovata bene. E ci sono anche appunto dei set, non so se anche dallo stesso venditore, e tipo più rossetti vengono anche di meno e hanno colori diversi, sempre colori un po' stravaganti, che cambiano in base al pH delle labbra. Ad esempio questo verde vira su tutti quanti i colori dal rosa al fucsia. Ce n'è un altro, non mi ricordo onestamente il colore, che va a tutti i, diciamo, le sfumature del rosso, e penso proprio che noi cederemo a comprarne un altro perché mia madre se ne è tipo innamorata e me lo ruba costantemente. Quindi penso che un altro colore per curiosità lo prendiamo. E ora mi strucco un attimo le labbra perché le ho appena truccate, ho appena girato il tutorial che probabilmente avete già visto voi. Quello bio della primavera, strucco le labbra e ve lo faccio vedere. Allora, adesso ho le labbra struccate e metto il rossetto. Oddio. Questo
questo qui è il colore che prende su di me, che è un rosa scuro, quasi fucsia, insomma, dai. A me piace tantissimo, poi capirà, io che sono amante dei fucsia, ci vado proprio a nozze con questo rossetto. In più l'idratazione e il fatto che dura tantissimo, rimane comunque un po' più scuro in videocamera, in realtà è un po' più chiaro, io ho lo specchio davanti. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile, perché comunque so che vi avevo messo curiosità. E fatemi sapere se le avete mai sentito parlare. Io onestamente, prima di leggerlo appunto in un gruppo, non le avevo assolutamente mai sentiti. E so che si trovano anche, ho sempre letto in due gruppi, che si trovano anche in alcune erboristerie. Se li trovate fatemi sapere, perché magari vengono, non penso vengano di meno di quanto l'ho pagato da eBay, però sinceramente. E niente, fatemi appunto sapere se vi piacciono, se vi piace il colore che rimane sulle mie labbra. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!